andiamo veramente a ridare vita ad un nuovo albero, ad una nuova pianta che deriva, che per noi ha un significato profondo perché ha la storia della nostra quercia, la storia della quercia che è caduta il 2013 e che abbiamo cercato di fare rivivere in questo anno, in questi due anni, con eventi che noi come amministrazione abbiamo messo in piedi, e dall'anno scorso con tutta la grande mostra, la quercia di Dante, che si è tenuta a Palazzo Roncale per tutto il 2020 e che si è conclusa oggi. Ieri abbiamo avuto un momento di restituzione di questa mostra, fatta con una donazione appunto della quercia fatta dalla fondazione, e per noi ha un significato veramente importante. Uno, ha certamente voluto far conoscere in questo anno il nostro territorio, la nostra storia, la nostra cultura, la nostra archeologia, tutto quello che questo territorio rappresenta. E la mostra, l'aver esposto la quercia, un frammento e la sua storia con la sua tradizione nella nostra provincia, ha dato sicuramente occasione di far conoscere e far apprezzare il valore di questo territorio. Un territorio che è di tutti, e io ci tengo a ribadire questo, è un territorio che è sicuramente sito nel comune di Ariano nel Polesine, ma è un bene ed è un patrimonio di tutto il nostro delta, è un patrimonio della nostra provincia, è un patrimonio della nostra cultura. Noi siamo di passaggio e siamo qui per custodirlo e tramandarlo, fare sì che possa avere un significato anche per le nuove generazioni e le generazioni che verranno. Visto che erano 700 anni da che era morto Dante Alighieri, abbiamo sottoposto l'idea di piantumare 700 querce. La pandemia ha mosso tutto, ha cambiato tutta la progettazione che Poste Italiane stessa aveva, e quindi insomma, quando poi dopo abbiamo verificato che non c'erano più le condizioni per fare questo, abbiamo cambiato l'ordine, l'unità di misura, anziché degli alberi siamo passati ai secoli e ne abbiamo scelto 7, che volutamente abbiamo deciso di affidare a quegli enti che operano qui ad Ariano, nel Delta e a San Basilio, e siete tutti qui, la provincia, il parco, l'agricoltura, la diocesi, il consorzio di bonifica, ovviamente il comune, e un occhio di riguardo l'abbiamo voluto tenere per l'istituto comprensivo, perché è una cosa che va avanti, una cosa che cresce ed è una cosa destinata agli abitanti che domani e dopodomani popoleranno e decideranno le sorti di questo territorio. Quindi l'obiettivo di far nascere il bosco di Dante, che ringrazio ancora una volta l'amministrazione, coinvolgendo il territorio circostante, è proprio una progettualità che vede la provincia di Rovigo accogliere la proposta con entusiasmo e ringraziare la professoressa e l'amministrazione tutta in questa lungimiranza idea. Grazie, sindaco. Rappresentiamo un territorio che è fantastico, che è vasto anche, che va curato, va tenuto in ordine attraverso gli enti preposti, attraverso dal nostro lavoro, attraverso la nostra organizzazione, la nostra programmazione. Quello che è oggi questo evento qua, io credo che sia un po', come posso dire, il sale, il pepe, il sale in quello che è tutto il nostro progetto di un territorio vasto come il Parco Delta del Po. Scuola è ovviamente inserita nel territorio in cui vivono i ragazzi, ed è importante che i nostri alunni conservino, imparino le tradizioni e soprattutto abbiano una grande attenzione al loro territorio. E i ragazzi sono stati chiamati proprio ad un'attenzione particolare all'ambiente, al territorio, alla salvaguardia di questo bene. E i nostri ragazzi hanno questa grande fortuna di vivere in un territorio veramente bello e ricco di opportunità. Il consorzio gestisce il territorio per le acque, per il mondo agricolo, per la sicurezza, per altre cose, però è a disposizione, e vi ringraziamo per averci chiamato anche di queste iniziative positive. Insomma. È una bella cosa questa per il nostro futuro, per i nostri bambini.
che crescono insieme alle piante nel loro bel territorio. Grazie. Qualche aspetto tecnico per assicurarvi: le piante sono quasi tutte le figlie della quercia, e anche volevo dirvi, molte altre che sono comunque sparse sul territorio sono figlie della quercia di San Basilio, quindi queste sono ufficialmente, ma ce ne sono molte altre, quindi il territorio è ricco della storia della sua quercia. E mi fa molto piacere sentire e avere colto anche da Michele che piante così proprio figlie della quercia sono sparse, quindi è un significato ulteriore veramente, insomma, ecco, di divulgazione di questa nostra cultura, di questa nostra tradizione, di questo nostro legame un po' dappertutto. Quindi quello che è nato qui prende vita un pochino ovunque, dappertutto, quindi facciamo tesoro, ecco, di questo e grazie veramente per questo momento importante. L'opera che vedete qui è un'opera di Brigitte Brandt ed era un'opera esposta a Palazzo Roncale nella mostra La Quercia di Dante, ed è in pratica un'opera che mostra la Quercia nello sfondo, l'Italia con tutti i movimenti, tutti i posti dove Dante si è mosso e alcuni transfer della Divina Commedia. E questa che vedete sotto invece è un pezzo della Quercia che era caduta e che è diventato un'ottima cornice per questa opera, che ha di fianco un pannello che illustra la mostra e queste fotografie che mostrano la Quercia quando era in piedi e il territorio di Ariano, un'altra tipicità di questo territorio che è il Museo dell'Ocarina, poco distante da qui. Quando la Quercia è caduta aveva delle porzioni in pratica di legno che ormai era malato, insomma. L'abbiamo cristallizzato e l'abbiamo messo dentro in questa piccola teca di vetro che doniamo a ognuno di voi, quindi insomma.